La città di Fano è entrata nella settimana dedicata alle iniziative legate a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Dal 4 all'11 marzo sono diverse le iniziative in programma visibili sul sito istituzionale del comune, alla voce naturalmente culturali. A partecipare tra le tante realtà del territorio anche la diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola con l'appuntamento diviso in tre orari intitolato I tesori della diocesi, previsto per il 6 marzo. Mercoledì saranno possibili fare delle visite guidate alle 10.30, 16.30 e alle 21 di che cosa? Del museo diocesano, dove sono presenti una serie di raccolte di epigrafi o di opere di valore importante, storico, artistico di questa diocesi. Per l'occasione verranno anche messi in mostra degli importanti fondi archivistici, una parte del fondo musicale che sarà poi possibile ascoltare anche nel concerto che seguirà l'ultima visita delle 21 presso la chiesa del centro pastorale diocesano, ma anche delle altre opere archivistiche di grande importanza perché molto antiche, addirittura una pergamena risalente all'XI secolo. Le visite guidate saranno effettuabili sotto prenotazione, basta andare nel sito della diocesi dove è presente una scheda di prenotazione, gli orari sono, lo ripeto, 10.30, 16.30 e 21, mentre l'ingresso al concerto non ha bisogno di prenotazione ed inizierà alle 21.45, il tutto presso il centro pastorale diocesano in via Roma 118. Ad arricchire la serata l'esibizione del coro della Cappella Musicale del Duomo di Fano nella chiesa del Centro Pastorale Diocesano. In questa particolare occasione la diocesi ha scelto di esporre alcuni dei beni musicali che appartengono al Fondo Archivistico Musicale. Sono manoscritti del tardo Medioevo, alcune stampe musicali antiche e manoscritti delle epoche successive fino al Settecento. Sono appartenuti alla storica cappella musicale, quindi eseguiti nella cattedrale di Fano, e tra questi ci sono particolarmente, diciamo, degni di nota i manoscritti di Giuseppe Ripini, un compositore su cui è stata, diciamo, fatto uno studio e un'edizione critica delle sue opere. Per l'occasione, infatti, al termine delle visite verranno eseguite alcune delle musiche di questo compositore presso la chiesa del centro pastorale nel concerto che segue la visita delle ore 21, ossia alle 21.45.